Se vi piace improvvisare con la chitarra e non sapete bene come farlo su più accordi, questo video potrebbe essere una grande cosa per voi. Infatti vi farò vedere come, partendo da una serie di più accordi, riuscire a sfruttarli al meglio proprio per dare un po' il vostro contributo alla musica dal punto di vista improvvisativo. Comunque, per chi non mi conosce, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra, direttore della Scuola di Musica Dupi e a tempo perso provo delle interessanti sperimentazioni culinarie. Trovate il PDF di supporto a questa video lezione qui sotto in descrizione al video. Potrete anche registrarvi al mio sito chitarradidattica.it, dove troverete tutte le mie video lezioni gratuite. Se mi seguite da un po' di tempo saprete già che per me improvvisare è probabilmente la cosa più divertente che esista sulla chitarra. Ed è per questo che mi piace particolarmente dare dei consigli proprio in questo ambito. E diciamo che spingo verso questa direzione anche la maggior parte dei miei allievi, perché penso che sia, oltre che è divertente, anche un modo per fare uscire qualcosa che abbiamo dentro in un certo modo. E più vocabolario abbiamo a nostra disposizione, più riusciamo a esprimere meglio quello che sentiamo, riusciamo a definire proprio quello che è il nostro messaggio musicale. Chiaramente, quando siamo di fronte a una serie di accordi, emergono un po' di problematiche, inizialmente, insomma, che si possono comunque superare, che potrebbero frenare un po' quelli che sono i chitarristi che non conoscono bene come funzioni l'analisi di una sequenza di accordi. Oggi vi faccio vedere una sequenza con 4 accordi e vedremo appunto come fare in modo che le vostre frasi stiano bene dentro a questi accordi. Chiaramente premetto che il mondo improvvisativo è vastissimo e quelli che vi darò oggi saranno solo alcuni trucchetti iniziali per procedere, ma chiaramente potreste andare in profondità veramente tantissimo su questo argomento. Comunque, cominciamo appunto con questa progressione. Abbiamo Si minore, Sol maggiore, Re maggiore e La maggiore. La prima cosa da fare in questo caso è delineare, chiaramente nei casi in cui ci fosse, la tonalità del pezzo. Qui siamo in Si minore o Re maggiore. Se per caso non sapete come ho fatto o cosa significhi trovare la tonalità, perché non sapete come fare a identificare gli accordi all'interno di una tonalità, vi lascio in fondo a questo video un altro video, quindi un link a un altro video che vi spiegherà un po' la base di partenza, quindi quelle che sono le prime considerazioni che si fanno quando si deve appunto cercare quelle che sono le note giuste da suonare sopra a una base, anche se non è detto che poi usiamo esclusivamente quelle. Comunque, una volta trovata quindi la tonalità, abbiamo la possibilità di sfruttare la scala appunto di questa tonalità. Siamo in Si minore. All'interno della scala di Si minore, che è composta dalle note Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La e Si, abbiamo la possibilità di costruire piano piano, volta per volta, il nostro fraseggio partendo da elementi prima semplici, poi sempre più articolati. E qual è il modo migliore di partire secondo voi? Con la classica pentatonica minore. Se noi suoniamo appunto la pentatonica minore, cosiddetta posizione E del Caged, abbiamo già moltissime note sfruttabili in questo caso, perché quando siamo in Si minore, quando l'accordo è di Si minore, le note presenti sulla pentatonica minore chiaramente stanno bene praticamente tutte. L'unica che forse può essere un attimo dissonante fino a lì, appunto, è la quarta giusta. Quindi il Mi, diciamo che non è una grande idea di conclusione, mentre la prima, la terza, la quinta e la settima, quindi appunto la fondamentale dell'accordo, Si, la terza, cioè il Re, terza minore in questo caso, la quinta giusta, il Fa diesis e il La, la settima minore, sono tutte delle belle note da sentire. Quando arriva il secondo accordo, il Sol, abbiamo anche qui diverse note molto valide da far sentire. Abbiamo il Si, che era fondamentale dell'accordo precedente, e poi anche il Re, che fanno parte entrambe dell'accordo di Sol maggiore, che è Sol Si Re. Quindi soffermarsi su queste due note durante l'arrivo del Sol maggiore vi darà un risultato particolarmente stabile ed è da tenerne conto appunto perché così, se sapete che quelle note vi danno un certo risultato, allora chiaramente le potrete usare per ottenere quel risultato che avete in testa. Successivamente abbiamo l'accordo di Re maggiore, dove qui fondamentalmente possiamo utilizzare sempre la pentatonica di Si minore, in particolare abbiamo dentro la pentatonica il Re, Fa diesis e La, che sono proprio
le note di re maggiore, e quindi soffermarsi su quelle note, diciamo che è un po' come soffermarsi sulle note importanti di si minore, quindi non è che cambi molto l'ambiente di si minore e di re maggiore per quanto riguarda le note che creano la stabilità, perché tra l'altro fanno parte, sono una la relativa dell'altra. All'interno della tonalità di re maggiore c'è la tonalità di si minore. L'ultimo accordo, il la maggiore, ha appunto nella sua nota fondamentale la settima minore, ok? E poi nella quarta giusta, quindi in questo caso il mi, abbiamo la quinta giusta del la. Questo significa che la nota che prima durante il si minore non funzionava proprio al top, adesso diventa una nota invece molto bella da sentire. Infatti, ripetendo appunto le note presenti all'interno di un accordo nel nostro fraseggio, avremo questa sensazione appunto di cosiddetta risoluzione. Vi faccio un piccolo esempio sulla pentatonica, così da farvi capire come si può sfruttare quello che vi ho detto. Bene, come avete visto, non è che la pentatonica sia una scala dove c'è il cazzeggio puro e semplice e basta. Ragionandoci sopra, si riesce appunto ad ottenere un risultato anche prevedibile in un certo senso, cioè riusciamo con un po' di lavoro a sapere dove stiamo andando a parare. E allora adesso sapete cosa facciamo? Aggiungiamo una nota alla volta alla nostra pentatonica. La prima nota che andremo ad aggiungere è la seconda maggiore, quindi il Do diesis, e quindi la scala diventerà questa. Questo mi dà un'opzione interessante. Infatti il Do diesis è contenuto all'interno dell'accordo di La maggiore, essendo appunto la sua terza maggiore. Questo significa che se io andrò su questa nota extra proprio durante l'accordo di La, avrò un risultato particolarmente intrigante, particolarmente gradevole. Infatti, appunto, in Si, procedo come al solito. Vado in Sol, poi vado in Re maggiore e poi arriva il La maggiore. Sentite che è molto bello appunto il passaggio, perché fino a prima questa nota causava instabilità praticamente su tutti quanti gli accordi. L'unico accordo su cui poteva funzionare in un certo modo era Re maggiore, perché gli aggiungeva la settima maggiore e creavamo appunto questo tipo di sonorità molto molto bella, appunto, che è il Re maggiore settima. Però appunto, se ci concentriamo sul fatto di aggiungere quella nota proprio in quel momento, sentiremo che il fraseggio nostro spacca. Ok, sentiamo questo esempio. E adesso aggiungiamo un'altra nota della scala minore, la sesta minore, in questo caso appunto il Sol. Avremo la possibilità quindi di enfatizzare l'accordo di Sol proprio sulla sua fondamentale, cosa che prima non potevamo fare perché nella pentatonica di Si minore non c'è appunto il Sol. La sesta minore è comunque una nota piuttosto duretta da sentire, quindi fate attenzione a non utilizzarla in maniera statica sull'accordo di Si minore e sull'accordo di Re maggiore, sempre che voi non vogliate ottenere un effetto particolarmente teso. Infatti, sentite. Una nota molto instabile, perché è un semitono più alto della quinta giusta, quindi crea appunto questa tensione. Però invece quando passiamo in Sol funziona benissimo. Quando torniamo in Re, chiaramente diventa la quarta giusta ed è interessante, ma appunto anche qua stride un po'. Quando arriva il La, questa nota diventa la settima minore della settima di dominante, che fa parte appunto della tonalità. E quindi può essere un'idea anche concludere appunto su questa nota, quando arriva il La,
per poi preparare la risoluzione indietro oppure uno spostamento in avanti di un tono per finire sulla settima minore del Si. Tutte queste cose sono i cosiddetti intervalli, che è una cosa veramente molto importante da sapere nella musica per riuscire a controllare quello che si fa. Anche in questo caso, se per caso non li conoscete, vi lascio alla fine del video un link per andare a vedere un altro mio video dove ne parlo. E adesso sentiamo questo esempio. Ora andiamo ancora più in profondità, ma prima di andare avanti, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando anche per attivare gli aggiornamenti e magari se vi è piaciuto questo video mettete un like. Sono due modi completamente gratuiti per sostenere il mio canale e aiutarlo appunto nella sua crescita. Quindi se lo farete vi ringrazio tantissimo. Come vi dicevo all'inizio, trovate il PDF di questa lezione su chitarradidattica.it, ma ci trovate anche i miei corsi completi per chitarra, quindi dateci un'occhiata. E se volete fare lezione nella mia scuola di musica, sotto in descrizione trovate tutto ciò che vi serve per contattarmi. Dicevamo, andiamo più in profondità, ossia adesso anziché aggiungere una nota alla volta, dato che abbiamo capito che le note di cui sono fatti gli accordi sono molto importanti per quanto riguarda la direzione del fraseggio, andiamo a suonare appunto i cosiddetti arpeggi di ogni singolo accordo, ossia le note singole dell'accordo suonate come se fossero una scala, quindi in modo melodico e non più armonico. Melodico significa una nota alla volta, armonico significa tante note contemporaneamente. Quindi quando suoniamo sull'accordo di Si minore possiamo suonare l'arpeggio appunto di Si minore. Ecco, io preferisco, per quanto riguarda gli arpeggi melodici, visualizzare direttamente gli arpeggi con la settima, quindi in questo caso è un Si minore settima quello che sto facendo, perché per il mio modo di suonare sono molto più comodi a livello gestuale degli arpeggi, quelli classici a tre voci, che di solito si utilizzano tantissimo quando si fanno le progressioni molto anni 80 di sweep picking praticamente. Questo era appunto un Si minore settima, andiamo sul prossimo arpeggio che sarà un Sol maggiore settima. Poi abbiamo il Re maggiore settima. E poi alla fine il La settima di dominante, quindi un arpeggio maggiore con la settima minore. Tutti questi arpeggi si possono fare in un sacco di modi diversi, per cui non limitatevi solamente a queste posizioni che vi ho fatto vedere, ma una volta che ci avete preso la mano, spostateli un po' dappertutto sulla tastiera, vi sarà sicuramente molto utile. La cosa principale però da ricordare per meccanizzare bene questo aspetto è quello di provare a utilizzare una posizione alla volta, secondo me. Quindi cerchiamo di sfruttare appunto inizialmente l'arpeggio di Si minore 7 quando arriva l'accordo appunto di Si minore. Poi arriva l'accordo di Sol, facciamo Sol maggiore settima. Arriva l'accordo di Re, Re maggiore settima. E poi arriva La maggiore con La 7. Ok, quindi appunto, uno alla volta durante l'improvvisazione e poi li unite un po' tutti quanti assieme. Vi do questo piccolo suggerimento melodico che vi faccio sentire adesso come esercizietto per abituarvi a passare da un arpeggio all'altro. Ascoltatelo. Ditemi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo piccolo esempio. Ora, l'ultimissimo step che vi consiglio dopo aver fatto tutti quanti questi passaggi è dedicare un'ultima parte del vostro studio improvvisativo al cazzeggio totale. Quindi cerchiamo di lasciarci andare completamente, dimenticarci di dover necessariamente seguire qualcosa e vedere che cosa esce dalla nostra chitarra. Magari per 5 minuti, se il vostro tempo di studio per l'improvvisazione è 20 minuti, 30 minuti, 15 minuti, tenete sempre una piccola parte proprio per il cazzeggio totale, lasciatevi andare completamente, non
sentitevi in dovere di rispettare nemmeno le regole che avete appena studiato, perché in quel momento capirete, una volta che riascolterete, magari registrandovi la vostra improvvisazione, se avete assimilato o meno le cose che avete studiato. Ed è un modo ancora più efficace per interiorizzare queste cose, ok? Se c'è una cosa che succede molto spesso tra chi studia chitarra, è il fatto che si ha l'impressione di andare magari avanti in un percorso, ma di lasciarsi alle spalle qualcosa e di dimenticarcelo. Ecco, ho intenzione di realizzare un video proprio su questo argomento in futuro, cioè il fatto di dimenticarsi le cose. Però se fate appunto questa piccolissima cosa, cioè il suonare senza pensare, per poco dopo aver studiato, vedrete che sarà sicuramente molto molto utile, perché interiorizzerete davvero in maniera efficace ciò che avete studiato. E quindi concludo con questa mia improvvisazione completamente libera da ogni schema. Dicevo, vi lascio qui in fondo al video due link che vi possono essere utili se avete bisogno di guardarvi l'argomento degli intervalli e dell'armonizzazione. Ci vediamo al prossimo video, intanto vi auguro buono studio e buon divertimento con l'improvvisazione. Ciao ciao!